Cari amici di Lai Channel, buongiorno. Il verso introduttivo di oggi si trova nel Libro dei Salmi, al capitolo 33, versi 20 e 21. L'anima nostra aspetta all'Eterno, Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Sì, il nostro cuore si rallegrerà in Lui, perché confidiamo nel Suo santo nome. Il salmista ci invita nella prima parte del testo a confidare in Dio con tutto il nostro cuore. Noi tutti ogni giorno affrontiamo delle difficoltà, ma il Signore c'è accanto. Molti pensano che Dio sia un Dio lontano, un Dio distante, che non si cura delle difficoltà dei Suoi figli sulla terra. Invece il Dio della Bibbia è un Dio vicino, un Dio che si occupa di noi, che ci è a fianco, che ha cura di ogni dettaglio della nostra vita. E noi possiamo ottenere aiuto da Lui se confidiamo in Lui e gli chiediamo di aiutarci. Il Signore infatti non prova piacere nel vederci annaspare nelle difficoltà. Il Signore vuole aiutarci, siamo noi a doverglielo permettere, siamo noi a dover confidare in Lui. Soltanto Dio è il nostro aiuto, soltanto Dio è il nostro scudo, soltanto Dio è la rocca della nostra salvezza. Nessun altro, null'altro, soltanto Dio. La seconda parte del verso invece ci indica che noi dobbiamo rallegrarci. Quando Dio ci libera dalle nostre difficoltà, noi dobbiamo rallegrarci. Soltanto confidando in Lui possiamo trovare la vera gioia, la vera pace. Non nelle cose del mondo, non nelle cose materiali, ma soltanto in Cristo noi possiamo avere quella pace che il mondo non conosce. Soltanto confidando nel Signore nostro possiamo veramente essere felici, essere gioiosi, essere sereni di fronte alle difficoltà, perché sappiamo che Egli ci libera da ogni difficoltà. Noi non dobbiamo aver timore che Egli non ci libererà dalle difficoltà. Lui ci libererà sicuramente dalle difficoltà se noi gli chiediamo aiuto. Siamo noi a doverglielo permettere. Molto spesso noi chiediamo aiuto a Dio, ma poi non permettiamo al Signore di agire. E invece no, noi dobbiamo confidare nel Suo aiuto, confidare nella Sua azione potente nelle nostre vite. E con gli occhi della fede noi vediamo la risposta. Soltanto avendo fede in Cristo e nelle Sue promesse, noi potremo vedere la liberazione che il Signore compie nella nostra vita. Quindi confidiamo in Lui. Questo è il mio invito di oggi, l'invito della parola di Dio, è confidare in Lui. Preghiamo. Signore nostro Dio, ti prego di aiutarci a confidare di più in Te, a non confidare negli uomini, a non confidare nelle ricchezze, ma solamente in Te, Signore. Dacci pace, Signore, quando noi confidiamo in Te. Mostra veramente chi Tu sei nelle nostre vite. Te lo chiedo nel nome di Gesù, Tuo Figlio. Amen.